Non mi nascondo una certa emozione. Mi sento come quando il 5 maggio del 2012 ho celebrato la mia prima messa. Vedete, perché questo è un giorno particolare. Poi oggi per me, come nuovo parroco, è ancora più particolare in mezzo a voi. Siamo di fronte al mistero di una cena. La cena. La cena del Signore. Il momento in cui Gesù, un po' prima di consegnare tutto se stesso nelle mani di chi lo arrestava e lo metteva a morte, amò i suoi sino alla fine. Bellissimo come inizia questo Vangelo. Il Signore li amò sino alla fine. Solo Cristo poteva avere questa capacità di amare nonostante tutto. Vedete, lui si trovava di fronte a 12 persone che l'avrebbero abbandonato e lo sapeva. Non si interessava, questi non hanno capito niente, non gli voglio dare niente. Chissà che sono idioti, se ne andranno, mi lasceranno solo, uno addirittura mi venderà per 30 denari. Lui non pensa a tutto questo, e la sua preoccupazione è amare e amare sino alla fine. E vedete, la fine era imminente, siamo nel Giovedì Santo, nel momento in cui inizia la fase più problematica della vita di Gesù, quella che per millenni, due per l'esattezza, tutti quelli che non sono cristiani non riescono a capire fino in fondo. Che bisogno c'era che Cristo moriva in croce? Che bisogno c'era che Cristo si sottoponeva a tutto quello a cui si è sottoposto? Che bisogno c'era che Gesù amava i suoi sino alla fine? Vedete, questo dubbio è svelato in quello che faremo tra poco, la lavanda dei piedi. Fate quello che faccio io, dice Gesù. E cosa fa? Non è una questione di pulizia del corpo, non è solo una questione di igiene, qua ci siamo capiti, no? Questi qua non avevano bisogno di lavarsi i piedi, perché se no, non lo so, prendevano una malattia ai piedi, un'infezione, un ossaccio. Non è una questione di cura di se stessi, di toilette. C'è qualcosa di più profondo. Vedete, questo gesto della lavanda dei piedi, nelle case degli ebrei, ai tempi di Gesù, era un gesto consueto all'inizio dell'accoglienza di una persona. Veniva uno da fuori, gli si porgeva l'acqua con la brocca per lavare i piedi, e se in quella casa c'era un servo, lo doveva fare un servo schiavo non ebreo, perché agli ebrei non era consentito lavare i piedi, era un gesto di profonda umiliazione. Gesù, che presiede questa mensa, questa cena, lo fa lui, e non lo fa all'inizio, lo fa alla fine della cena. Anche questo è importante. Sta rompendo con una tradizione. Non è disonorato o disonorevole il ruolo di chi serve, ma il ruolo di chi serve è il primo ruolo. Dio è venuto a servire, non sono venuto per essere servito, ma per servire. E perché? Perché, fratelli, noi abbiamo bisogno di un Dio che ci serve. Noi non abbiamo bisogno di un Dio da onorare, se noi protagonisti siamo sempre noi. Come sono bravo, io onoro Dio, come sono bravo, io prego, come sono bravo, io vado in chiesa, come sono bravo, è Giovedì Santo, sono andato a messa. Sono sempre io il centro. Ma un Dio che mi serve, un Dio che si china davanti a me, diventa il centro. E perché Dio lo fa? Perché diventa il centro della nostra vita? Perché la nostra vita funziona se noi facciamo la stessa cosa. Fate questo in memoria di me. L'abbiamo ascoltato anche nella seconda lettura. Vedete, Eucaristia e servizio, cioè il pane eucaristico che oggi celebriamo insieme alla figura fondamentale per la Chiesa del sacerdote, e il servizio, sono due realtà che completano l'uomo. Senza di queste noi non siamo niente. A che serve questa vita se non diventa servizio? A che serve questa vita se non viene spesa per amore? Le amo sino alla fine. Ma non mi capiscono, ma non mi comprendono, ma chi è cattivo, ma chi non è buono, ma chi è così, ma chi è lì? Le amo sino alla fine. Giuda, uno dei 12. Guardate, a me mi ha sempre colpito questo fatto. Giuda era uno dei 12 apostoli. Gesù si è chinato davanti a Giuda e gli ha lavato i piedi. Anche a lui, l'ha lavato a tutti e 12.
San Pietro, che nella sua indecisione, nella sua paura di morire, rinnega Dio 3 volte. Gesù si è chinato davanti a lui e gli ha lavato i piedi. Gesù non ha avuto l'esigenza che questi uomini comprendessero. Non gli interessava questo. Gli interessava una cosa: fate questo in memoria di me, fate come faccio io. E allora vedete, questo ci dà anche un'altra indicazione. Non sto capendo niente della mia vita in questo momento. Lo dico, no, io sto capendo, dico in generale, uno dice, non sto capendo niente della mia vita in questo momento. Non so come mi sento, non sento Dio, non faccio questo, non faccio quest'altro, non sono quell'altro, tengo problemi, sono cacciso. Fai questo, fai come ha fatto lui. Non c'è bisogno di capire oggi. Come si capisce? Mettendosi a servizio, amando fino alla fine. Vedete, noi siamo portati a fare tutto, ci buttiamo a fare tutto, anche i più grandi sacrifici, ma quando si tratta di Dio mettiamo 5.000 ostacoli davanti e non ci capite, il Signore non c'è stato, il Signore non mi pensa, è così, ecco lì. Poi possiamo fare di tutto, facciamo i ripeti per qualche cosa, facciamo i sacrifici per lavorare, facciamo i sacrifici per i figli, facciamo i sacrifici per uscire, facciamo i sacrifici per andare in vacanza, non so quali sacrifici fai tu, facciamo i sacrifici per arrivare a fine mese, ma per Dio mettiamo tutti gli ostacoli possibili davanti, eppure la nostra vita diventa qualificata, diventa vita piena quando noi siamo un mistero eucaristico, cioè un dono di ringraziamento per l'altro. E vedete, nella lavanda dei piedi Gesù ha fatto proprio questo, non si è interessato. A questa, ce la fate ancora? Ci siete? A questa cena che noi stiamo celebrando ed è l'unica per sempre, per 2000 anni, vedete, noi ogni volta che celebriamo una messa, in qualsiasi giorno dell'anno, non è una cena diversa da quell'ultima cena che celebriamo oggi. È come se ogni volta si aprisse una finestra su quel cenacolo 2000 anni fa, stiamo tutti quanti noi insieme a Gesù, sembra ogni messa. E vedete, a quella cena, a quella messa, la prima 2000 anni fa, celebrata da Gesù in persona, c'erano gli apostoli. Ma voi che pensate? Gli apostoli che erano? Santi, vabbè, San Pietro, San Tommaso, santi. Ma i santi chi sono? I santi siamo io e te quando decidiamo profondamente di amare senza farci i conti in tasca. Questi sono i santi. E questi uomini sono a questa cena con il loro carico, come tu oggi stai stasera qua, con il loro carico di angosce, con il loro carico di paure, con il loro carico di pesi, con il loro carico di tristezze e anche di peccati, anche di errori, di cose sbagliate. Con tanti pesi intorno al cuore stavano gli apostoli là. E Dio non esige niente da loro, solo una cosa: fate come faccio io, solo questo. Dio non vuole che tu sia bello, buono e bravo, Dio vuole solo che tu ami come ha amato Lui, punto. E allora vedete, tutte le scuse che noi troviamo non servono più, cadono nella celebrazione di oggi, cadono, non servono più a niente. Fate come ho fatto io. Non serve la laurea per amare, non serve saper fare tante cose, ballare, cantare, suonare come Amici di Maria De Filippi, no, non serve, no, perché chi le vuoi, uno sono convinto che per essere buono hanno a fare come chi li là, no? Quindi chi le stanno in guardia dell'oro, non serve niente per amare. Una sola frase: fate come ho fatto io. E vedete, gli apostoli in quel momento hanno avuto tanta paura, e io ci starei, insomma, nel loro panico, ma mettessi paura pure io. Tu ti vedi arrivare un esercito addosso con le spade, con i bastoni, con le frecce, con le lance. Beh, io me ne sarei fuggito pure io, devo essere sincero. Ma dopo si sono messi ad amare seriamente. Quei 12, tranne uno che ha fatto veramente una brutta fine perché è morto nella sua disperazione, Giuda, ma perché il suo cuore era più attaccato al denaro che a Dio, lo dice il Vangelo. Il Vangelo di qualche giorno fa lo dice chiaramente: Giuda era ladro. Cioè, proprio così sta scritto, ladro. Non usa mezzi termini. Quindi lui aveva un idolo e per quell'idolo muore disperato. Per i soldi lui si impicca. Ma gli altri però cominciano a fare seriamente come ha fatto Gesù. Moriranno tutti quanti martiri gli apostoli, tranne uno, Giovanni. Il resto, tutti quanti martiri.
avranno il coraggio tutti di dare la vita per Gesù. Fratelli, a noi non è chiesta questa vita con il sangue, forse no, molto probabilmente no, si spera di no, per me e per voi, ma è chiesto questo martirio continuo dell'amore, che è donazione. Vedete, noi stiamo celebrando la cena del Signore, ma se la nostra vita non diventa una cena del Signore, beh, non so fino a che punto serve anche stare qua stasera. Fate questo in memoria di me, lo dice nella seconda lettura riguardante il suo corpo, cioè donate voi stessi. Lavanda dei piedi, fate come faccio io. E allora oggi, se vogliamo, è la cena dell'esempio. Ce ne dobbiamo andare da qui stasera, iniziamo questo triduo pasquale con un grande desiderio di amare. E non l'ultima cosa, c'è stato poco a Durmen, è quasi finito, però qua. E non amare a livello sentimentale. L'errore pure che facciamo nelle parrocchie, nelle chiese, è aver relegato l'amore soltanto alla sfera sentimentale, all'emozione, pure per Dio. Una cosa è bella se mi emoziona. Cioè, che bella messa, perché magari hai provato qualche emozione. Non è questo, no, non è questo. L'amore è qualcosa di più profondo, è chinarsi sulle ferite dell'uomo, chinarsi sulle proprie ferite e fare come ha fatto Gesù, sciacquare queste ferite, lavarle, cucirle, anche quando puzzano, anche quando ci danno fastidio, anche quando non le vorremmo vedere. E allora vedete, veramente siamo figli dell'amore, figli di Dio. Che sia questo un triduo per me e per voi veramente vissuto nel segno dell'amore. Diventiamo innamorati di Gesù e diventiamo innamorati del fratello. Così si costruisce il bene, solo così. Poi vedete, tutto quello che possiamo fare in aggiunta, tutte le cose belle che facciamo, tutte le cose ci fanno solo montare in orgoglio, ci fanno solo gonfiare di orgoglio, no? Diciamo, che bella cosa mi ha fatto in parrocchia, che bella cosa questo gruppo, che è stato gruppo. Tutte sciocchezze. Quando c'è veramente l'amore, quando saremo veramente una parrocchia che si china sui piedi, sulle ferite dell'altro, allora potremo dire: ah, siamo proprio contenti, siamo proprio felici, abbiamo fatto quello che il Signore ci chiedeva. Amen.